noi registriamo un ritardo per esempio nella regione Abruzzo, dove il livello dei pagamenti, che complessivamente ammonta al 31,7%, è solo al 24%. L'Abruzzo ultimo in Italia per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La regione ne ha utilizzato solo il 24%. Penultimo invece per quanto riguarda la spesa del Fondo Sociale Europeo, peggio di noi solo la Sicilia. A dirlo il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso di un'audizione in Commissione Affari Europei del Senato. La compagine abruzzese del Partito Democratico va all'attacco. Abbiamo un presidente romano al servizio di politiche romane, la dura dichiarazione di Silvio Paolucci. Questa giunta lenta evidenzia ogni giorno di più, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della loro incompetenza, della loro pigrizia. Nel frattempo non riescono a utilizzare neanche le risorse e gli strumenti che hanno già a disposizione. Non si riesce a capire perché l'Abruzzo è ultima dappertutto, ultima sul FESR, di fatto ultima con l'1% in più della Sicilia sull'FSE e ultima sulla ZES, perché nell'audizione di ieri Provenzano ha sottolineato purtroppo la maglia nera abruzzese sugli aspetti dell'utilizzo delle risorse europee per i pagamenti, ma ha anche detto è l'ultima regione che ci ha dato l'istruttoria ZES. Ma di che cosa parla questa giunta? Non utilizza i soldi che ha? Fa ovviamente le prove, perché abbiamo un presidente romano al servizio della Meloni per politiche romane, non utilizza le risorse già messe a disposizione, ne chiede di nuove senza saperle utilizzare, fa un condono tombale per quanto riguarda alcune grandi imprese, evidentemente sono giunte appena 94 richieste. Io penso che si stia caratterizzando come una delle peggiori giunte degli ultimi decenni per quanto riguarda questa regione. La replica al ministro da parte della regione arriva per bocca dell'assessore Mauro Febbo. I dati del ministero sono errati. Questo governo nazionale intende solo rastrellare risorse europee destinate alla regione, ha dichiarato Febbo. In una gara che più in ritardo, l'assessore rispedisce al mittente anche le accuse sulla zona economica speciale. Attendiamo da almeno 8 mesi l'approvazione della ZES, ha concluso Febbo, mentre il governo giallorosso non ancora pubblica il decreto rilancio.